Certo, oggi la fotografia ha affiancato la pittura nella rappresentazione del mondo. Mi sarebbe piaciuto moltissimo a Francesco, che guardava il mondo attraverso le sue lenti magiche. Sorridete. Francesco avrebbe certo raccolto fotografie nel suo studiolo. Ci hanno pensato dal 1852 Leopoldo, Giuseppe e Romualdo Alinari, che hanno creato l'azienda di più antica fondazione nel mondo nel campo della fotografia. Nella loro sala di posa sono passati i più illustri protagonisti del Grand Tour. Dalle campagne fotografiche condotte per documentare la storia d'Italia e d'Europa sono nati gli archivi, ricchi oggi di oltre 2 milioni di lastre e negative sul costume, l'arte e la società della metà dell'Ottocento ad oggi. Il cuore dell'impresa Alinari è il Museo di Storia della Fotografia, con 800.000 positivi in tiratura d'epoca. Insieme ai positivi stampati all'albumina, al bromuro, su carta salata, calotipi, daguerrotipi, sono raccolti oggetti d'antiquariato fotografico e scatti da autori contemporanei. Alinari è la memoria storica dell'Italia che cambia. Davanti all'obiettivo dei suoi fotografi sono passati gli avvenimenti e le cose che sono oggi retaggio nazionale e patrimonio comune dell'immaginario degli italiani. Ma è nella seconda metà dell'Ottocento che la fotografia documenta l'immenso patrimonio artistico italiano e i mutamenti sociali.